Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce degli animi, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza cosa. Bagna ciò che ami, sana ciò che sani, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio. Dona morte santa, dona gioia eterna. Bene, allora riprendiamo il nostro percorso. Allora, mo vi do subito il passo è il 4, capitolo 4, per versetti 26-34. E da questo, chi c'ha questo qui? Pagina 10, mi dicono. Pagina 10, sì. È a metà della pagina. Diceva così: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? E con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ci siamo lasciati con la parabola che aveva raccontato Gesù all'inizio di questo capitolo del seme, del seminatore che va e getta il seme. Sì, e poi aveva fatto questo capitolo, abbiamo detto, è proprio l'annuncio di Gesù, e soprattutto racconta di queste parabole del regno,
e abbiamo visto la luce che non si mette sotto, ma si mette sul lucernire, e oggi queste altre due parabole, di cui una, la prima, quella che abbiamo ascoltato, questa del seme che veglia o dorme, cresce, ce l'ha solo il Vangelo di Marco, è esclusiva di Marco questa, secondo me fa Rosario, io spegnerei. Ce l'ha solo Marco questa parabola del sé. Abbiamo già detto, però ripetiamo, che sia chiaro cos'è il concetto di regno per Gesù, perché poi noi sentiamo dire sempre Gesù è il suo annuncio, Gesù è venuto sulla terra per annunciare il regno. Che cos'è questo regno? In detto proprio, cioè, che significa quando Gesù dice il regno di Dio? Il regno di Dio, detto, è Gesù stesso, questo è il regno, cioè la vita in Cristo, diremmo noi, la vita in Gesù. Il cristiano che vive in Gesù vive nel regno. Il regno è proprio questo. Domenica abbiamo ascoltato quando dice sarai con me in paradiso. Il regno non è il paradiso, è l'essere con lui. Tu sei con me e quindi sei nel regno. Quindi il regno è una realtà che non è che inizierà quando noi moriremo. Il regno è qui, perché tu con Gesù ci puoi stare sempre. Già adesso, perché lui è risorto. Lui è in mezzo a noi come adesso. Come in questo momento è presente lui in mezzo a noi. E le parabole di oggi ci aiutano a questo. Quando dice, vi anticipo nella chiusura, no? Chi non parlava in parabole, agli altri parlava in parabole, perché come potevano ascoltarlo? Cioè c'è chi lo capisce di più, chi lo capisce di meno, perché essendo una persona questo regno è una relazione, e quindi tu, voglio dire, se tu sei mia moglie, se tu sei mio marito, è chiaro che tu mi capisci in un modo che un altro ti capisce in modo diverso, no, un estraneo non ti capisce come ti capisce tua moglie o tuo marito, ti pare? Quindi in base alla nostra relazione che abbiamo con Gesù capiamo le cose, e più le comprendiamo e più le viviamo, più comprendiamo e viviamo Gesù, e più siamo in Gesù più comprendiamo le cose. Per questo dice in base a quello che tu riesci, non che io parlo, Gesù parli in un modo strano ai discepoli o in un modo, no, lui parla allo stesso modo, ma dalla relazione che tu hai con lui, dalla relazione che tu stabilisci con lui, capisci le cose, e proprio come ogni relazione cresce. Per questo fa sempre l'esempio del seme, le parabole sono sempre, perché tu cominci prima piano piano, prima lo conosci solo per sentito dire, prima sai un uomo, poi piano piano entri, e man mano che entri nella conoscenza sua, di lui, più diventi una cosa con lui, più diventi cittadino di questo regno, più ti appropri della tua dignità, no? Per appartenere a un regno bisogna vivere le regole, si sta alla vita di quella realtà, di quel regno. Quindi quello che Gesù veniva a dire sostanzialmente è dire voi dovete imparare a vivere in me, a vivere come me, a vivere totalmente come, a diventare altri me, dirà alla fine ai discepoli, no? Io vi ho chiamati perché voi dovete adesso nel mondo essere me, essere quello che sono stato io. E questo l'ha detto ai discepoli, lo dice a tutti quanti noi abbiamo questa vocazione, cioè di essere Gesù oggi, adesso, per come lo sappiamo, per come lo conosciamo, eccetera. Perché? Perché proprio nell'amore le due persone tendono all'unità, tendono a diventare la stessa cosa. Se si vogliono bene, non c'è più la differenza, no? Più entrano in relazione, più l'una diventa più l'altra, no? È perché è proprio dell'amore che fa
una sola cosa. Quindi questo era l'annuncio che veniva a fare Gesù. Dice: c'è un modo di vivere diverso che è il mio, che è quello di Dio in Dio. E ve lo porto, perché in realtà voi siete nati così. Voi siete nati in questo modo, cioè quando Dio ha pensato a voi, non è che va pensato come una cosa estranea a sé. Eravate i suoi figli e siete i suoi figli. Io vi vengo a riportare in quella dimensione. Però, come dire, siccome, come ci diciamo spesso, poi noi siamo stati imbrogliati da quel serpente, pensiamo che la vita sia una cosa diversa da quella che propone Dio, in realtà, che quella che Dio ci propone è una vita spirituale, che poi non si sa cos'è, perché la vita vera è quella che facciamo noi qui sulla terra: mangiare, bere, cioè. E allora qui andiamo sempre in contraddizione, perché Gesù continuamente ti dice: guarda che è esattamente il contrario, quella che vivi qui è un'immagine della vita, perché la vita vera è quella che ti dico io, è quella che vivo io. E noi continuamente stiamo come dire equivocati, per cui quando ascoltiamo le parole di Gesù ci sembrano strane, quando guardiamo alla croce, che è la parola di Gesù, noi vediamo morte, fine, e lui invece dice: no, questo è l'unico modo che avete di vivere, questa è l'unica vita che esiste, la vita del dono di se stessi. Per questo l'esempio sempre per sé. In queste due parabole, diciamo, sostanzialmente, che cos'è che vuole rispondere? Sostanzialmente diremo noi a due quesiti. Il primo è che dice: sì, d'accordo, poi pensate che questa qui è Marco che scrive, quindi scrive negli anni 60, Gesù è morto da 20, 30 anni, pensano che adesso rientra, che adesso ritorna. Però voglio dire, constatano che non è che universalmente che tutti l'hanno conosciuto sto Gesù, non è che tutti vivono così. Allora dice: ma come si fa ad accelerare le cose? E nella prima parabola, perché voi la dovete dire come Gesù la dice, ma è anche che Marco la sta scrivendo, perché adesso la sta scrivendo a gente che Gesù è morto da 30 anni e aspettano la fine, però non la vedono arrivare, quindi la sta scrivendo pure per noi, e dice: Gesù l'ha detta questa cosa, e ha detto che questa vita che è venuto a portare, questo regno, questa sua vita, ci mette tempo, è una cosa lenta, e non la puoi, non è che, come fa l'esempio, non è che un contadino va, strappi i fili d'erba e escono prima, no, primo. Secondo, è una cosa piccola. Non vi immaginate che sarà una cosa, che Dio sia una cosa che entra nella vostra vita, queste cose meravigliose, i soli che girano, le terre. No, no, è una realtà piccolissima, piccola, umile, che viene nel segno dell'umiltà e si manterrà sempre così. La sostanza di queste due parabole sono queste. E sono queste le obiezioni che pure noi abbiamo, no? Perché noi, sia se guardiamo, è vero, sono partiti in 12, adesso saremo 1 miliardo e qualche cosa di cristiani, no? Da 12 in 2000 anni, in 1 miliardo, insomma, si è moltiplicato bene. Però diciamo 1 miliardo che diciamo conoscono. Se fosse 1 miliardo di persone che vivono alla Gesù, a questo punto il mondo non sarebbe come sta adesso, no? Su questo 1 miliardo proviamo a vedere le persone che vivono veramente il messaggio al modo di Gesù Cristo, come Gesù. Però dobbiamo dire, insomma, non è che è poco, non è poco se parti da 12 persone, però certamente non sono tutte. Ma soprattutto quando guardo io, se io penso, ci sono le suore lì, ma io faccio sempre il mio che sono più vecchio, no, cioè io tenevo 14 anni, vabbè, non capivo niente, no. Poi a 18 ho cominciato a capirci qualcosa, non le tengo 50 e passa, 55 e passa, e passa no, ma 55 sì, e devo dire, dice, e sto sempre a provare, sempre allo stesso punto però, cioè, ci fate un passo avanti, ma com'è sta cosa? Cioè, no, penso che ognuno di noi se lo fa, ma uno ragiona su mesi, uno ragiona su anni, uno ragiona su lustri, ma insomma,
tutti quanti penso che ci facciamo la stessa domanda, ma quando io questa vita veramente sarà la mia vita? Quando veramente Gesù sarà Lui? Come diceva Paolo, vivrà Lui in me e non più io. Quando? Quando questa cosa? Cioè, è il primo cosa, dice, pazienza. Devi tenere la prima parabola che ascolteremo, ti sta dicendo, pazienza. Quindi, per questo vuol dire che le domande sono le stesse che abbiamo anche noi, no? Non ti pare? Oppure tu dici, ma se io credessi, quante volte ci è venuto a noi, no? Però se avessi fede, sta cosa, però se... Perché noi immaginiamo sempre che con la fede una da fa sempre cose. E che le dici no, che lei è un seme di senape. È piccolino. Ti sta tranquillo, buono e fare la tua parte. Allora, procediamo piano piano. E diceva, a cosa è simile il regno di Dio? È simile a un uomo che getta il seme sulla terra e dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia, cresce come lui non sa. Quindi, questo regno di Dio, questa vita di Dio è quella che ci ha affascinato, ognuno di noi la chiama in un modo, è quella cosa che ci fa venire insomma alle 7:30 di sera qui, no, questa vita, a che cosa è simile? È simile a un uomo che ha gettato il seme, gettato, non usa seminato, il seme, capite, è una cura, no, è proprio gettato, proprio Gesù dà proprio il senso che Dio proprio che, come dire, getta, tira là, arrogoglio goglio. Quindi vuol dire, dalla parte nostra, è per tutti. Non c'è una persona. Diceva l'altra volta che quello cade, poi a seconda della terra che incontra, quella produce. Però il seminatore semina, diceva là. Butta il seme, però ti accorgi che se lo butta pure sulla strada, vuol dire che per lui tutti sono buoni. Tutti te, non c'è una precomprensione, dice, questo che ci spreca a fare, non ci dico proprio. No, tutti sono candidati, tutti. Anzi, andando avanti nel Vangelo si capisce che più stanno inguaiati e più invece sono quelli destinati, no? Li chiamiamo poveri, li chiamiamo quelli che intengono niente, che non terrebbero possibilità, invece sono quelli più chiamati. Quindi a che cosa somiglia questa vita nuova che Gesù ha avuto? Cosa somiglia a un Dio, un seminatore, questo dono che Dio ha fatto buttandolo nella vita degli uomini, buttandolo quindi su di noi. E dice, dorma o vegli di notte, o di giorno, il seme fa il suo corso. E questo ho detto, questa parabola ce l'ha solo Marco, no? Proprio a dire, come dire, Marco è il primo Vangelo, no? Quindi sono proprio i primi che si facevano le domande, e dire, non spetta a noi. No? Voi pensate, noi abbiamo fatto il bene, quella cosa, poi vorremmo subito che, no? Ma voi immaginate che una mamma che tiene in pancia un bambino dice vorrebbe che uscisse subito così, e no, ad aspettare 9 mesi, cioè, anzi, né più né meno, e sa da sta, non è che può fare qualcosa per accelerare questa situazione, l'unica cosa che tu potevi fare era aver fatto l'azione, aver fatto la tua parte. Dopo che hai fatto la tua parte, basta, devi avere pazienza. Il bene è quella realtà che si nutre di pazienza, è il male che ha fretta. Quando voi vedete cose subito, vuol dire che non sono fatte bene. Vuol dire che stai dando fretta a una cosa.
e penso che, cioè, si sprecherebbero, no? Pensate, noi chiamiamo una pomarola oggi, già tra una settimana ce la mamagna, quindi la gli mettiamo tutto sole tutto il giorno, mattina e sera, pigliamo un pollo che deve crescere, la mattina a mangiare, 24 ore su 24, in 10 settimane, in 10 giorni, in 15 giorni è diventato già un pollo di che prima c'aveva 3 mesi, 4 mesi. Ma mi sai dire poi cosa ti mangi dopo? Quello che ci mangiamo noi, voglio dire. Quando fai le cose non rispettando il tempo delle cose, cioè ogni cosa ha il suo tempo, ha la sua. Il bene ha un tempo di stagnazione, di periodo di assestamento, e tu lo devi lasciare, perché il bene è proprio così, il bene sfrutta la pazienza. E invece il male, che vuole tutto, vuole subito, vuole immediatamente, e quando noi abbiamo fretta nel bene, facciamo male. Il bene fatto in fretta diventa un male. Allora, lasciare il seme, questa prima cosa è la pazienza, è come dice tu, fai come il contadino semina e poi vede, aspetta, ha da aspettare, dice, ma tutto il resto dell'anno che fa? In un coniglia, galline, cose, ma quello là, il campo lo ha seminato. E non solo, tu t'affacci, vedi un campo senza niente. Quello invece s'affaccia e vede il suo campo di grano. Tu non lo vedi, ma lui già sta contemplando il grano che sta in quel campo. Tu ci andrai a scorrazzare sopra perché non sai che c'è. E lui ti caccia, come magari sarà successo una volta che andavamo per sbaglio nell'orto e ti prendevi, no? Perché era stato seminato da poco, no? Quindi tu lo rovina. Per te è un campo che non ha senso, per il contadino è il campo del suo grano, già vede. Dio, quando si manifesta a Mosè, quando si manifesta a Mosè nel rovete ardente, e sapete quell'episodio che Mosè va e gli chiede chi è, Dio gli dice: io sono. Noi diciamo colui che sono, la traduzione invece è: io sono colui che ti farò vedere chi sono. Infatti lui capirà chi è Dio quando andrà dal faraone, quando lo libererà dall'Egitto. Cioè Dio vede sempre in noi il futuro. Se Dio non ragionasse così con noi, avrebbe perso. A me mi vuole bene, non perché, ma perché mi vede già nella dimensione che io raggiungerò. Mi vede già nella mia realtà realizzata, nel mio futuro. Per questo riesce ad amarmi, mi vede già in Gesù suo figlio, già realizzato come persona. Per questo mi vuole bene, cioè lui guarda il mio campo, io vedo un campo seminato, non si vede niente, e lui già vede il grano. È lo stesso occhio che ha il contadino su ciò che ha seminato. E quindi Dio dice: io ho mandato la mia parola, diceva in Isaia 55, io ho mandato la mia parola. La mia parola non ritorna a me senza dare il suo frutto. Ma questo per volontà e per la forza della parola, al di là se il terreno risponda o non risponda. Questa mia parola farà effetto. Cioè la parola di Dio, questa vita nuova, ha una sua potenza. Per questo Gesù parla sempre di sé. Ha una sua potenza che aspetta solo di svilupparsi. Entrando nella persona, entrando in noi, noi accogliendola, che fa questo? Sprigiona tutte le potenzialità, le energie che noi abbiamo, e noi fioriamo per quello che dobbiamo essere, perché quello che viene fuori non è che è un Gesù, viene Carmine Gesù, cioè vengo io fuori come Gesù, non è che viene, se no saremmo tutti uguali, capito? Non è che la parola, incarnandosi in te, fa diventare te quello che devi essere, cioè figlio di Dio, cioè Gesù Cristo. E questo seme, e questa realtà la fa, potremmo dire noi, misteriosamente, usa un termine proprio, automatiche, cioè in modo automatico, come diciamo noi, automatico, è la stessa parola, proprio la parola greca, cioè con una forza sua propria. A te che sta? Hai fatto la tua parte? Punto. Voy a esperar.
perché questa cosa farà avrà il suo processo. L'importante è che tu gli hai dato la possibilità, l'importante è che tu hai fatto la possibilità. È come quando ti viene la persona, ti viene consegnata quella persona, tu incontri quella persona, tu dovevi fare la tua parte, gli dovevi dire o dovevi essere, dovevi fare quel servizio. Dopo, non è che ti sta a mettere dietro e ci dici no, attenzione, no, tu devi fare questo, poi è la persona che farà il suo processo. Questa realtà dentro di te ha un suo processo automatico, di notte, di giorno, che tu vegli o che tu dorma. No? Questo va da sé. Gesù sta parlando di se stesso, perché il regno è lui. La vita di Gesù, la resurrezione di Gesù avrà effetto. Come? Lui non lo sa. Le persone non sanno cos'è la notte della resurrezione. Nessuno sa cos'è avvenuto. Sanno solo che quello era morto e dopo non c'è più. È risorto. Chi ha assistito a questo? Nessuno. Però certo io so che prima era così e adesso non più. E chi di noi, quando racconta la sua esperienza dell'incontro con Dio, cosa ti può dire? Io non lo so cosa è successo, però prima ero così, adesso per me la vita è diversa. Ma non ti so dire, non è che c'è stato un momento, un tempo, una cosa, ti so dire che c'è stato un prima e un poi. Come è avvenuto, quando è avvenuto, in che percentuale, non lo so. Una cosa so. Vi sto citando quasi una lettera, Giovanni, il Vangelo di Giovanni, il cieco. Che volete da me? Io una cosa so, prima non ci vedevo e mo ci vedo. Mo ditemi voi, questo è un profeta o non è un profeta? Io non lo so. Una cosa so, prima le cose non le vedevo, adesso sì. Qualcuno mi ha aperto gli occhi, qualcuno mi ha dato di vedere. Questo solo so. Poi tutto il resto ragionatevelo voi. E Gesù quindi dice è un processo automatico, tu devi fare la tua parte e poi lasciare che il seme si sviluppi per la sua potenzialità, perché è un seme che ha una sua potenza divina in sé. Tu devi solamente dire ho accolto la parola di Dio, mi fido della parola di Dio, adesso lei farà. E non sta a raccontare i tempi, perché non è questione, non accelererà il tempo solo se con le tue mani. Quindi fare tutto, come adagio della nostra vita, fare tutto come se tutto dipendesse da noi, e poi una volta che hai fatto tutto questo, poi dici, aspettate, io ho già fatto quello che dovevo fare, mo è tu. E diciamo che questa esperienza, soprattutto dalla parte nostra, noi spesso, noi religiosi, noi che stiamo, spesso vorremmo vedere subito le cose, no? Perché nel bene, voglio dire. E impariamo questa lezione, che dici, devi saper stare anche con questa, che a volte è una frustrazione, che ti piacerebbe, non come velleità, proprio per essere pure rassicurato che hai fatto bene in un certo senso, e Dio ti dice no, devi aspettare, devi saper pazienziare. E questa pazienza è quella del contadino. Lui vede, è incredibile, lui vede il grano, non crede che ci sarà il grano. Lui sa che il seme, una volta che si mette sotto terra, quello muore e viene fuori il grano, non può venire un'altra cosa. Col suo tempo verrà il grano, quindi lui non pensa che forse, non forse, è sicuro, quello sarà da questa cosa. Quindi tu, quando hai fatto la tua parte, poi devi stare fede, tranquillo. Io dovevo fare quello che ho fatto, basta, adesso sarà questo. Questa è la spinta, no? E questa chiesa che non si vedeva, che voleva capire, no, voi dovevate fare, basta, così era, così è il principio di fede, così è la nostra fede, così è la tua vita, ci credi? Guarda la tua vita e non vedere un campo seminato, vedi già il grano e credici.
ma io forse, chi sono io? La seconda parabola, chi sono io? No, alla fin fine, come fai? Io sono troppo piccirillo, sono troppo, no, sono piccolo. E quindi automaticamente la terra produce, e vedete come poi, cioè, prima lo stelo, poi il chicco pieno e poi la spiga, cioè pure lo rallenta, non solamente dice produce e poi lo rallenta, dice prima lo stelo, prima, c'è un ordine nelle cose di Dio, non fa a capo e poi, no, ha da venire tutto e deve venire tutto con il suo ordine, prima succede questo e poi alla fine viene fuori la spiga. Così. Anche questo è interessante, no? Noi che vogliamo andare subito al risultato senza fare i passaggi di mezzo, no? Come quando ci insegnavano le operazioni, vi ricordate quando facevamo matematica a scuola, chi era più bravino saltava i cosi che si faceva a mente e zompava direttamente ai risultati. Operazione, diciamo che si fidava molto della però spessissima, non ti trovava, e poi dopo sbagliata la prima ti portava una serie di conseguenze e poi veniva il tuo professore e dice aspetta, ma qua hai fatto, e ti fa fare uno più, fa, scrivi uno più due, vedi dove era l'errore, perché la velocità di andare, no, le cose hanno, c'è un ordine nelle cose, l'ordine è, come dire, il primo frutto del bene, senza ordine il bene non c'è. Quindi prima la spiga, poi la spiga, e poi dice, e quando, questo è interessante, e quando e poi è pronto il frutto, subito invia, apostello, gli apostoli, la falce, perché viene la mietitura. Qui ci sono dei verbi che chiaramente in italiano non vengono, cioè si traducono, ma se li si legge nel greco originale ti accorgi che sotto Gesù sta parlando proprio di sé, perché l'essere pronto è detto con il paradidome, che cioè il consegnarsi, che è il consegnarsi di Gesù. Quando è pronto il frutto si consegna, si dona, è quello che diciamo nella messa, la consegna, e la consegna che Gesù fa di sé per la morte, che è la falce. La falce, come dire, pensate il contadino che ha aspettato tutto l'anno, quando si vede le sue belle spighe, che mo sono cresciute, si sono riempite e sono diventate mature, quando mette mano alla falce, è la festa più grande di tutta la sua annata, è la vera festa. Difatti chiama, sì, quando, no, questo ho assistito io a queste scene, no, nella civiltà contadina tu tenevi questo campo, chiamavi gli amici che ti dovevano venire a dare una mano a mietere, e più si metteva tempo, più si allungava, pure vuol dire che la mietitura che avevi fatto un sacco di grano, quindi era ancora più la festa. Domenica prossima noi, ho detto un commento su, no? Stiamo celebrando in questi giorni, domenica prossima riprende il tema della fine, per noi la fine, la falce invece, è la morte con la falce. Cioè trasformare un evento di estrema gioia, perché finalmente il tuo grano maturo dà il frutto che deve dare, è la tragedia della vita. L'incontro con Dio, con la cosa più tragica che ti può accadere, dalla Madonna con la falce, la morte con la falce che viene a mietere e a tagliarti da questa vita, viene a raccogliere la tua vita e finalmente dargli il senso che aveva. Il contadino finalmente vede il campo suo che ha dato il grano. Prima lo immaginava, lo ha sempre visto, ma adesso lo raccoglie. E giorno per questo il la consegna che Gesù fa, tutta la vita di Gesù è stata fatta per consegnarsi a noi,
per darsi nell'Eucaristia. Quello era il senso della sua vita, per cui lui andava incontro a questo evento proprio con il dire: questa è la mia vita, tutto il resto stiamo perdendo tempo, vi sto cercando di portare dietro per farvi capire, ma il senso è quello. Ho un battesimo che devo ricevere, come sono angosciato finché non lo ricevo, come sono, come sto attendendo questa cosa, perché quello è il senso. Oh, io mi chiamo Salvatore, Gesù parla, io salva, quindi sarò Salvatore quando salverò, e io salverò quando finalmente avrò dato totalmente la mia vita, cioè avrò compiuto il mio nome alla fine. Noi come dobbiamo rovesciare proprio l'ottica con cui guardiamo alle cose. Quindi quando questo seme è cresciuto si mette mano alla falce e finalmente ci si capisce qualcosa nella nostra vita. E poi diceva: a cosa posso paragonare il regno di Dio? Con quale parabola posso paragonarlo? Ci ridiciamo solamente. E no, a proposito di questo, pensate, no, alla potenza del seme, pensate alla potenza della parola, e pensate poi quante volte noi, ma questo lo dico soprattutto a preti e frati e suore, frati in Gesù, pensate invece a tutte le volte che noi ci mettiamo, facciamo i piani quinquennali, decennali, per i piani pastorali, documenti, i nostri vescovi scrivono documenti, su cose, no? Pensando che poi l'efficacia del Vangelo dipende dalla capacità nostra di saper dire le cose. Un po' di fede nella parola che fa il suo sarebbe tutto il piano pastorale. Gesù Cristo non pensa che aveva un piano pastorale, no? Quando non ha scritto nessun documento, non ha bisogno. Ha creduto che quella parola, una volta che ti incontri, una volta che ti faccio vedere che c'è una possibilità per te diversa, tu cambi. Quando ti faccio vedere che c'è possibilità per te, quando io concretamente attraverso la mia persona ti voglio bene e ti faccio vedere che sei amabile, e tu cominci a credere un po' di più in te, e questo cambia la tua vita. Non c'è bisogno di fare nessun piano pastorale, no? Questo è il piano. Chi si smarrisce lo vai a cercare. Questo è il piano. Pensate invece noi come abbiamo poi architettato, e in fondo pensiamo che dalla nostra bravura dipenda la efficacia del messaggio. Il seme ha una sua potenza, ce l'ha in sé. E Gesù parla e dice, mo dice, con quale altra parabola vi posso far capire questa cosa? Quale altra parabola? Perché, ce lo siamo detti l'altra volta, ma ci ritorniamo, perché usa la parabola e rispetto all'analogia, cosa è simile a questa? Perché la parabola è un discorso, qui viene poi la parola, la parabola è un discorso che implica il tuo incontro con me, che indica un ragionamento che tu devi fare, che indica una relazione che devi avere. Io ti racconto la parabola di un seme, ti sto raccontando una storia, ma ognuno di voi ha visto un campo diverso da quello che ho visto io, sicuro, e sta elaborando un campo diverso, sta elaborando un contadino diverso, sta elaborando un'altra esperienza. La parabola crea relazione, è quel discorso che è stato dato a te perché poi in te continui a lavorare. Per questo usa questo tipo di linguaggio Gesù. E meno usa quello della similitudine, perché la similitudine è quella. Io ti sto dicendo che Dio è simile a questo mare. Similitudine. Ma tu guardi un mare e cerchi di cavare tutte le similitudini, non esci di qua. Se io ti dico che Dio somiglia a una pietra, che però è viva, a una pietra con la quale si fanno le costruzioni, può pensare al marmo, può pensare al piperno, può pensare, non sei costretto, capite? La similitudine ha una sola, una sola, ti costringe, non ti rende una persona libera, non crea una relazione. Invece Gesù racconta
una storia perché ti tira dentro, come la storia che ti raccontava tua nonna, no? Che ti tirava dentro. Ogni volta che te la racconta in modo diverso, o se vuoi, lei la racconta allo stesso modo, ma tu la comprendi in modo diverso. Mentre invece se io ti dico questo è simile a questo, resta così. Quindi dice, ma quale altra parabola vi posso usare? E dice, il regno di Dio è simile a un granellino di senapa. Il granellino di senapa, lo sapete, non so se l'avete mai visto, io ce li avevo ma non sono riuscito a trovarli. Me l'ero preso una volta e sono andato in Terra Santa, sai, tra lì. Comunque vi assicuro che è una cosa inesistente, non pesa niente, ed è proprio una capocchia di spillo, diciamo, una cosetta nera così, se la metto su un foglio bianco si vede. Cioè va a scegliere questo e dice è simile a un granellino di senape che quando è seminato sulla terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Quindi quando ci rassegneremo a pensare che le cose di Dio sono le cose più piccole. E dette il più piccolo dei semi vuol dire anche le più, come dire, quelle più ignorate, quelle che meno noi calcoliamo, perché sono le più piccole delle cose piccole che noi pensiamo. Dio è una realtà piccola, è così piccolo che manco lo vediamo, è sparito, non c'è più, perché è così piccolo che ha dato tutto e non dire più niente, è diventato nulla tenente perché ha dato tutto a noi. È proprio di chi ama essere piccolo, non mi pare. Se uno è grosso, gli egoisti stanno sempre in mezzo, no? Stanno sempre ingombranti. Le persone stanno sempre in mezzo, sempre io. Le persone che amano non le vedi mai, ma sono sempre presenti. Te le porti dentro, sono con te sempre. Questo è Dio. Non è ingombrante nella tua vita. È ciò che è nascosto, ciò che è piccolo, ciò a cui tu spesso non dai senso, non dai manco, come dire, non te ne accorgi manco che c'è, ma è il suo modo di esserci, quello di non esserci, quello di non farsi vedere, quello di essere nascosto, quello di essere piccolo. Non è grande, non è grande Dio, è piccolo, è così piccolo che può entrare dentro di te. Se restasse grande, ingombrante, come il Dio che tu spesso concepisci, non sarebbe alla tua portata, non ti potrebbe entrare dentro, non potrebbe albergare nel tuo cuore, non potrebbe essere nei tuoi pensieri, non potrebbe essere in te se fosse grande, perché tu non saresti mai grande come lui. Invece lui è piccolo, il suo regno, la vita di Dio, la sua vita in te è piccola, come se fosse un granellino di senape, che è proprio quello più piccolo di tutti i semi che ci sono. Però, quando lo metti per terra, cresce e diventa più grande, state attenti, di tutti gli ortaggi dell'orto. Qui devo stare attenti, è vero, diventa più grande di tutti gli ortaggi. Gli ortaggi sono a lattugo, cavolfiore, cose, perché un granino di senape si trova, diventa 2 metri, 2 metri e mezzo, diventa un alberello, diciamo, non una quercia, non baobab. Non una quercia e non un baobab. Perché l'idea che abbiamo è che Dio poi deve. Certo, hanno fatto sempre. E pensate, quest'idea, Gesù qui, nell'Antico Testamento, come si rappresentava Dio? Con una grande pianta. Per questo Gesù parla di pianta, sì, ma sempre di una pianta rispetto a un orto. Non sarebbe invasivo. Quest'idea di questo baobab, la Chiesa se l'è portata e persiste ancora in tanti.
ed è quella che ci ha fatto fare gli errori, che abbiamo pensato che doveva essere una pianta che doveva invadere tutto il mondo. È l'unica pianta che doveva esserci, perché c'è un solo vero Dio, una sola vera religione, e siamo andati a imporla. E invece Gesù dice no, è la pianta più grande dell'orto, del tuo orto. È sempre relativa alla dimensione che gli hai dato. Cresce e diventa questa. Quindi non ti immaginare che diventerai l'uomo più potente, più saggio, no. Diventi un uomo, nella tua specie sarai il migliore, nella tua specie, non il miglior uomo del mondo. E va da sé che potrai trovare un musulmano, che se vive bene da musulmano, diventa una pianta come te, sarà la stessa pianta. Trovi un buddista che vive bene, diventa una pianta nel suo orto, che ospita sotto i suoi rami uccelli, cioè che fa spazio ad altri. E vedete come lo esprime, come esprime, perché usa una tanto che gli uccelli del cielo, kataskenun, skene, sapete cos'è skene? È la tenda, la shekinah, quello che dicevano i shekinah, la tenda con la che. Quindi, chi vive questa vita di Dio diventa una pianticella nella sua realtà, tanto che altri possono adombrarsi l'ombra di Dio, è quella che copre Maria, che fa avere Gesù, è la tenda dove Dio scende e incontra il suo popolo. Questa è la Shekinah, è la tenda, quello che diremo a Natale. E il Signore venne a mettere la sua schenè, la sua tenda, in mezzo a noi. Cioè tu questa vita la vivi e diventi tu questa pianticella che può dare vita, che può ospitare, che può essere presenza di Dio per altri. È così che si tramanderà la vita, è così che si tramanderà, non con le grandezze, no, con questo tuo modo semplice di aver aderito, di esserti fidato, la prima parte della parabola, e di aver cominciato a prestare alle piccole cose il senso giusto che avevano. E questo ti porta a contagiare altri, a rendersi conto della loro vita. Diventi tu la possibilità per questi altri uccelli del cielo di fare il loro nido. Questo sei tu, perché principalmente questo è l'albero, questo alberello, questa realtà che non è immensa, non è, per intenderci, il crocifisso di Dalì, che il mondo gli sta sotto, tenete presente questa cosa gigantesca, enorme. No, la croce di Gesù è piccola, è quella realtà piccola piantata, ma che ha quella potenzialità che ci siamo detti, che può far sprigionare. Quindi questo granellino di senape, quel piccolo sacrificio che i suoi discepoli vedranno, di questo uomo che darà la sua vita, ma che grazie a questo dono diventerà alloggi, le sue braccia diventeranno rami sotto cui altri possono adombrarsi, cioè noi, quelli che come lui impareranno a vivere così, come lui cominceranno a donare la propria vita, a vivere da regno di Dio e non a vivere questa vita solamente, come dire, come qualcosa di cui appropriarsi, eccetera. E poi dice che senza parabole non annunciava loro la parola, in disparte ai discepoli spiegava tutto. Senza parabole non spiegava loro la parola. La parola, qual è la parola di Gesù? Esattamente quello che ci siamo detti adesso, cioè la sua croce. Croce intesa come il suo dono. Questa è la parola che Dio ha detto al mondo, questo è il Logos, questa è la parola che Dio ha detto al mondo.
il figlio donato, ci ha donato suo figlio. Per spiegarci questa parola usa le parabole, quindi le parabole, tutte queste storie, Gesù racconta ai suoi perché possano capire la parola ultima, che è quella della sua croce, del suo dono definitivo. E le sta imboccando, piano piano, e glielo dice. A noi, oggi, attraverso la parabola della nostra vita, che sono i fatti che ci succedono, perché Dio continua a parlare nella nostra vita in parabola. Non ci dice i significati diretti, non ci dice le similitudini, noi ci dobbiamo confrontare. Già dato delle leggi su cui schiaffare. No, ci racconta, ci dice la parola. E attraverso le parabole, attraverso quello che ci succede, noi dovremmo capire la parola che sta sotto alle nostre parabole. Cioè capire qual è il segno della croce che sta nella nostra vita. La croce, capite, non è che andate a cercarvi la sofferenza, no. La croce è l'interpretazione, la vera interpretazione delle cose, alla luce di questo. Quindi imparare a leggere la propria vita, la propria parabola della vita, attraverso tutte le parabole, alla luce di questo, e dire: dov'è questa mia croce? Perché Gesù ha detto: vuoi essere come me? Prendi la tua croce, cioè prendi questo tuo Vangelo, prendi questa tua parola e vieni dietro di me e seguimi, fai come ho fatto io. E la croce è proprio questo: donati, più ti donerai, più capirai, più avrai voglia di donarti, più amerai, più mi capirai, più vorrai amare. Questa è la parola che Gesù ha detto, e questa parola ricostruisce la figura dell'uomo, questa parola salva, perché ricostruisce la nostra vera identità e ci fa riappropriare di quello che siamo. Questo è, e questo è il linguaggio che Gesù usa e che così chiude. E quindi ai discepoli ci immaginiamo che poi in casa cercava di spezzettargli le cose e di imboccarli, ma non era un fatto che gli spiegava, perché c'è chi c'è da spiegare, non è che ci sta molto da, e somiglia a un semolo, butti per terra e esce fuori una pianta, non è che c'era molto da capire, voglio. Non è questo, ma attraverso la relazione, attraverso l'esempio che vedevano in lui, in realtà quando Gesù parlava loro poi lo capivano, cioè capivano perché faceva delle cose, riuscivano a capire i gesti che faceva dalle parole che aveva detto. Quindi l'intimità che tu hai con Gesù, la tua intimità che crei con lui quando preghi, quando ti metti, ti dà la capacità di capirlo, di capire perché ha agito così nella tua vita. Per questo noi diciamo sempre, poi che si riduce poi, che tu ti metti, rientri in te e fare, preghi come sai, ma sostanzialmente dici: perché è successa quella cosa? Perché questo incontro con lui, questa intimità con lui, ti chiarisce la tua vita, la tua parabola, te la fa vedere, e lì tu cerchi quella croce, cioè quel dono. Dove è stata dono la mia vita? E ogni volta che non troverai questo, ti accorgerai che c'è il fallimento, che è fallita. Perché? Perché non è stata vissuta alla luce di quella croce, alla luce di quel dono che l'avevo. E lì sappiamo, diciamo, scoraggiamo, perché noi troveremo solo ma dice: oggi capito, e mo ricominciamo da capo. Domani è il giorno generato da oggi, ma sarà anche un nuovo giorno in cui potrai raccontarmi un'altra storia, raccontarmi un'altra parabola. E qui sto, mi fido.
io sono stato puntuale, non è il mio tempo. Se ci sono domande, sì, se no. Non ho capito il fatto della mietitura. Se io ho Gesù dentro di me, e quindi cerco di comportarmi nel migliore dei modi, di far crescere questa parola dentro di me, la mietitura, quindi non è la morte, che arriva alla fine, viene da sta falce e mi toglie. Che cos'è? Che cosa rappresenta? Perché tu hai detto non è la falce la morte, è il compimento. Quindi uno deve temere che una volta che è maturato non arriva a batosta. No. Non ho capito. E questo è il modo di vivere sempre con questa paura. Quindi dice allora è meglio che non mi compio così non arriva mai la fine. No, ogni cosa, la nostra vita è fatta che nasce e muore, no? Nasce, cresce e muore. Tutte le cose, è la legge di questa vita qua. La morte delle cose non è la loro fine, è il senso. Se non morissero, noi non le capiremmo. Immagina se io non morissi mai, con questa mia vita fisica così. Chi a morire non morirò mai, ma con questa mia vita fisica così, è un'esagerazione. A parte il fatto, voglio dire, che poi una volta che sei arrivato a 90, poi accende 20, non è che tieni 20 anni, ne tieni 120, e non è che ti puoi mettere a correre nei campi, quindi a un certo punto dici, ma per favore, cioè, che senso ha questa mia vita? Cioè, questa mia vita deve avere un suo conseguimento. Come la vita, quindi vedere la falce, vedere la fine, vedere come invece il compimento del mio essere per la mia morte, ma anche in tutte le cose che faccio. Pensate a quante cose noi facciamo e non riuscendoci a tagliare, non riuscendolo a tagliarle, le facciamo morire. Tante cose belle che abbiamo fatto nella nostra vita, quando poi non abbiamo capito quanto erano compiute e quindi quando non ci aspettavano più, invece noi abbiamo voluto trattenerle e le abbiamo uccise. Quelle stesse cose che prima facevano la nostra gioia, adesso sono la più grande nostra pena. Perché non abbiamo capito quanto erano compiute, quando erano finite. Perché il senso di quella cosa era che doveva avere una sua maturazione, una sua fine. È come se un maestro di scuola si affeziona a un bambino della quinta elementare e poi dice no, mo ti boccio così l'anno prossimo ti ritengo. Capito? Cioè così mi godo la tua presenza pure l'anno prossimo. Che senso avrebbe? Come direbbe? Che è imbecille, no? No, proprio quel taglio, quel distacco ti dice che il senso del bambino che ha cominciato in prima elementare è che arrivasse in quinta. È frustrazione quando un bambino te lo perdi in terza, in quarta, certo, quando le cose non raggiungono il loro compimento, è la nostra grande frustrazione. E lì entra quel desiderio che noi vorremmo che diventassero subito, così lo vediamo e stiamo tranquilli, ma quello è per una tranquillità della nostra vita, che vorremmo scippare subito le cose. Ma noi dobbiamo dire, ma io ho fatto bene, sono sicuro che questa cosa arriva al suo compimento, ma quando l'ha raggiunto devo essere altrettanto dire basta, questa cosa ha compiuto il suo ciclo, è finita. È questo, e io dove lo capisco? Perché ha senso tutto il percorso che è stato fatto. Io penso che chiunque di noi è stato vicino a una persona che è partita per il cielo, si è reso conto quando quella persona ha capito che era finita. Ti posso raccontare di mio padre, per esempio, io l'ho visto. Così. Cioè tu, a voglia che poi tu vai e tu dici, come fanno ridere quelle persone, dici, no, non giudici, pare brutto, giudici. Ma quello lo sa meglio di te, perché Dio veramente ci ha fornito di questo senso dentro. Noi capiamo quando le cose, e che poi non vorremmo lasciarle, quello è il dolore che abbiamo, però noi lo capiamo che ormai è così, è finito, basta. Mi voglio pigliare un altro pocorillo, ci può stare, però poi quando esageriamo no, perché rischiamo invece di rovinare, quindi la nostra vita rischiamo di rovinarla pensando che la sua fine sia la fine. No, è il compimento, è la maturazione, è il senso del vivere. La nostra fine, il fine della nostra vita dà senso a questa vita qua, se non ci fosse quel fine là. Certo,
Certo, perché i nostri corpi sono fatti di carne e hanno acquistato una loro affezione, un loro contatto, per carità. E questo non dobbiamo sottovalutarlo. Però non è questo. Perché se io vado in profondità dico, ma perché quel contatto aveva senso? Perché c'eri tu. Perché era il contatto di mia mamma, di mio padre. E non era solo quella carne. Allora mo mi manca questo. Però quello che c'era dietro, quello ce l'ho. Non mi può essere torto. Non so se... Allora si tratta proprio di cambiare il modo di vedere la fine. Più che la fine, il fine. Qual è il fine per cui io comincio in prima elementare a questi ragazzi? Portarli alla quinta. Quando li ho portati alla quinta, che dovrò fare? Li dovrò lasciare. Qual è il senso di questa mia vita? Che io capisca ed entri in Dio. Quando l'ho capito e ho visto che Lui è il senso della mia vita, che mi serve più vivere? San Paolo dice che ormai se c'è un giovamento per voi, io resto per voi, ma per me ormai vivere è Dio. Quindi per me sarebbe meglio morire, perché così sto con Lui sempre. Poi Dio mi tiene qua perché forse è un bene per voi e sto qua. Non so se... diciamo che siamo arrivati, però capito, per noi è il senso della fine è quello che ti motiva adesso. Tu inizi il tuo percorso universitario, già pensi di essere un medico se studi adesso. E quella meta ti dà senso a studiare, se no tu che studieresti a fare? Tanto non ci arriverai mai. Oppure tu vuoi stare sempre come studente, vuoi vivere sempre qui, a che ti serve che preghi? Chi stai pregando? Se per te la vita è questa qua solamente, stai illudendo te stesso. Non stai veramente colloquiando con il bene, con chi è di là. No, stai dicendo, fingendo. Quando dici che Lui ti ama, lo ami, non ci credi sul serio. Perché se ci credessi accelereresti verso quella meta, no? Quindi è l'invito a vivere così, ma soprattutto secondo me si impara, dice un salmo, dice insegnaci a contare i nostri giorni, cioè insegnaci a capire che siamo persone che devono finire e giungeremo alla sapienza del cuore, finalmente capiremo qualcosa, cioè capiremo le cose, se ci fai vedere il fine della nostra vita. Se invece ci fai vivere come gli animali, che capite che siccome mangiano e credono che ingrassano, credono che il padrone li vuole bene perché li fa ingrassare, non vedono che sta arrivando il 25 di dicembre e diventeranno prosciutti. Non lo vedono. Pensano che il padrone mi vada a mangiare, ma vabbè, ma guarda così. Se invece guardo laggiù, no, è un'altra la cosa. Come gli animali che periscono. Nell'abbondanza l'uomo non vede, è come gli animali che periscono, che vanno a macello. Quindi la privazione, la croce, il limite, il fatto che sei limitato ti aiutano a non essere desideroso, a capire, e questo ti fa diventare sapiente, ti fa leggere le cose in modo diverso, non ti fa fermare. Padre nostro, quando si dice venga il tuo regno, cioè noi immagino una cosa sontuosa, grossa, e invece no, è Dio che deve venire dentro di me. Ecco, questo non l'avevo mai capito. Oppure tu che ci devi entrare in questa relazione, sì, venga questo regno, perché abbiamo capito che la vita è quella tua, allora ti chiedo che venga questa cosa. Per me e per tutti, è chiaro che se non viene per me. Allora, quello che hai detto della parabola, no? La parabola crea un rapporto, una relazione fra Dio e Gesù con noi gli uomini. E questa parabola, attraverso questa parabola, la parola entra in noi, si incarna in noi e ci fa diventare quello che dobbiamo essere. E quello che dobbiamo essere è... il tempo, il percorso, il tempo di maturazione sarà più lungo, più corto, d'accordo a quello che ci serve a noi per raggiungere
il tempo per arrivare a ciò che dobbiamo essere quando abbiamo Gesù in noi. Sì, sì, per questo bisogna avere... Poi capite che non tutti i semi hanno lo stesso tempo, no? Metto un seme e poi non tutte le piante crescono allo stesso modo e con la stessa tempistica. Sono piante che sono secolari che crescono a millimetri all'anno e ci sono altre che invece fanno... però subito... è la bellezza della vita. È più che altro un dubbio, voleva essere chiarito questo. Cioè nel momento in cui io incontro la parola, è la mia volontà quella che conta, no? Divento io regista. Nel momento in cui poi accetto la parola, l'accolgo, io divento un attore, cioè nel senso che io interpreto, la mia libertà sta nell'interpretazione, ma il regista rimane Dio. Allora dico, a questo punto non è una relazione paritaria, cioè nel senso che a un certo punto se io faccio del bene, fino a che punto è la mia volontà contare? Io questo ho capito, cioè nel momento che il Sema ha parlato di automatismo, allora in questo la mia libertà cosa consiste? La tua libertà sta nel dire sì. È la libertà di Maria. Quando quello gli ha spiegato tutto, lei ha detto, ok, così. E però da quell'adesione però che cosa ha creato? Che dentro è entrato un seme, che si chiamava Gesù, che ha fatto il suo percorso. Questo seme lo ha dato alla luce, lo ha cresciuto, è diventato prima lo stelo. Quando è stata una spiga matura, ha lasciato che la falce lo tagliasse e lei ha detto, così, così deve essere, non se l'è pigliata, di tutto. E noi questa cosa avvenuta in Gesù, eppure lui seminato dal Padre, sceso su questa terra, è cresciuto, avvenuta in Maria, che ha accettato, avvenuto in tutti i santi, avviene in me con lo stesso percorso, la stessa parabola avviene in me. E che, come dire, ti ho detto, quando saremo alla fine l'avremo capita questa cosa. Adesso si tratta di dire, io ho incontrato questa cosa, devo credere e devo fidarmi che pure per me sarà così. E quindi, come lei ti ha detto sia, così io ti dico, avvenga. Adesso ho capito. La tua libertà... La nostra libertà sta nel dire sì. Poi, perché dice Gesù che è un seme? Ma lui ne vede di seme. Tu lo metti e quello si fa strada. Capite? Esce, chiaro, esce. E sa, fa il suo spazio, se lo fa lui. Tu devi solamente crederci e lasciarlo fare. Quello fa lui. Quindi, se, da 10 poi diventa 20, poi diventa 30. Poi diventa... Tu man mano vedrai, anche perché... Tu entri qua dentro e adesso vedi delle cose. Se io accendessi altri fari, tu ne vedresti altri. Se io ne accendessi altri, tu cominceresti a vedere in modo diverso. Se entra addirittura il sole qua dentro, tu vedi tante cose che prima non vedevi. Se trasi in una stanza buia, all'inizio l'occhio si fa, poi cominci a intravedere le ombre degli oggetti. Più apri la finestra, più entra la luce, più cominci a vederli. Alla fine quando trasi quel raggio di sole ti fa vedere che c'era pure la povera coppola che tu non vedi. Allora, cioè, appannammene poco perché è meglio non vederle certe cose. E così fanno tanti uomini, tante persone. Non è che non incontrano la parola, è come se la incontrano. È solo che la parola piano piano gli mette a nudo e loro hanno paura. E ci fermiamo per la paura. Non riusciamo a consegnarci totalmente, a fidarci totalmente. E allora, ecco, e allora che fa dall'altra parte? Dio aspetta, fa il paziente agricoltore e dice che questo prima o poi il grano diventa. Infatti a proposito di questo, no, io in genere cerco, mi metto là, guardo il seme e lo voglio fare crescere, voglio essere Dio, tu adesso cresci. Però poi a un certo punto mi stanco perché il seme non cresce
E quindi, grazie a Dio, poi mi viene in mente, non che mi viene in mente la morte, perché io penso, dico, finisce che muoio e manco ti vedo crescere, però poi mi viene un pensiero che voglio condividere con voi, pensando anche ai santi, non so, a Santa Faustina Kowalska, che magari, oppure a persone prima di noi che hanno fatto delle cose grandiose senza averle compiute, hanno solo partecipato per un inizio. Allora io a volte penso, vabbè, io faccio quello che posso e quello che posso fare adesso, poi se Dio vorrà vedrò i risultati, altrimenti li vedranno i posteri, oppure non ci saranno, ma non ha importanza. Però io ho sempre quella cosa di dire, Tu che lo sai dire in napoletano, la gatta? La gatta quando va a frettolosa la cette gattine. Facetti i figli giocati. Ah, io atto frettoloso i figli giocati, no? Quindi la fretta e curiosità sono nemiche della santità, diceva un mio amico. Fretta e santità, fretta e curiosità. Lasciate stare rispetto alla fretta. Rispetto al resto, no? Non è nostra preoccupazione, non sono dipendenti. Perché? Ma poi tu che ne sai? Diceva San Paolo, no? In realtà la nostra unica opera è quella di annaffiare e basta. Perché il seme ha la sua vita. E diceva lui, dice, né Paolo né Apollo è qualcuno, perché uno semina e un altro raccoglie. Questo riguarda per il nostro ministero, ma io lo potrei dire per la vita di chiunque. Tu magari hai fatto una cosa, non vedrai tu la fine di quella situazione, però un altro ne godrà. Non spetta a noi, diceva Santa Teresina di Gesù Bambino, quando sarò in paradiso, ma quanta gente vedrò che manco conosco, che sono il frutto di tutte quelle persone per cui io ho pregato, che non ho mai saputo, non ho mai conosciuto. E lo dice questo da quell'esperienza che lui fa di quella persona che muore, perché ha ucciso, viene ghigliottinato, no? E lei prega per questo qua, alla fine lei sa che prima di morire si è confessato e lei vede questa cosa come frutto del dono che Gesù gli ha fatto per la sua preghiera, no? E allora da questo punto dice, ma allora sa quante altre persone, perché io prego perché è affamato, ma non lo so chi è affamato e quale fame ha, però grazie a quella preghiera, e un giorno io lo troverò in paradiso e quello mi dirà grazie perché hai aiutato me, perché hai pregato per me. Che ne sappiamo noi? Cioè la vita questa qua, di questo regno, è misteriosa. Questo per chiudere. Quindi il mistero non può essere indagato. Ho detto, non è, è una parabola, non è a così è e quindi a così è. Questo è il razionalismo. No, a così è potrebbe essere anche il contrario, è una parabola. La nostra vita è parabolica. Quindi ora ci mettiamo in piedi e ringraziamo il Signore. Orientiamo la nostra parabola verso la direzione giusta, la sua stella, diciamo Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie e buona serata. Questo qua? Questo sì. Quello di piccoletto. No, perché? No, ma è un fatto di impedenza. No, perché poi io mi sono distorceva un po', però distorceva. Rimbomba, distorceva. Prova. Tu puoi stare un'ora ad ascoltare. No, non va bene, questo decisamente. Ciao. Dobbiamo risolvere questa cosa.